È la prima volta che la CNA svolge un'assemblea di questo genere, in queste modalità. Abbiamo un grande pubblico che ci segue da remoto. Noi qui ci troviamo all'Hotel I Portici di Bologna, nel Salone delle Feste, e ci sono però tante persone collegate in streaming. Oggettivamente il mondo è realmente cambiato. Innanzitutto un momento di riflessione su questi mesi tremendi che ci siamo lasciati alle spalle. Non dimentichiamo il lutto della nostra regione e quindi il primo minuto è sicuramente un momento di raccoglimento verso tutti i nostri concittadini che ci hanno lasciati. Elezioni regionali forse più sentite della storia, tutti i candidati solo in CNA, solo la nostra assemblea per confrontarsi, quindi un segno che noi abbiamo preso anche verso l'importanza delle piccole e medie imprese della nostra regione. E poi è arrivato il Covid. È arrivato il Covid, quindi a parte il lato umano che ricorderemo anche questa sera, una grande sofferenza da parte delle nostre imprese. Alcune imprese, secondo me, in modo eroico hanno continuato a lavorare. Penso alle imprese dei cosiddetti servizi essenziali. Nell'epoca in cui non c'erano ancora i protocolli, hanno continuato a fare il proprio dovere per mandare avanti questo paese, e questo noi non lo dobbiamo dimenticare. E poi una grande sofferenza per tutti coloro che invece la propria impresa l'hanno chiusa per diversi mesi. Una grande attenzione anche circa le valutazioni che ascolteremo oggi dal Presidente della Regione. Il Covid impone delle strategie nuove. Così abbiamo fatto noi. Abbiamo convocato gli stati generali della nostra associazione. Abbiamo creato un gruppo di 180 imprenditori coordinati dai miei vicepresidenti, dai nostri direttori, e ci siamo confrontati sul presente ma soprattutto sul futuro che vorremmo. Questa sera il nostro lavoro di queste settimane si è concretizzato in un documento che si basa su 10, noi li chiamiamo pilastri, 5 dei quali dovrebbero permettere la sopravvivenza del nostro tessuto imprenditoriale e 5 invece dovrebbero permettere di offrire alle nostre aziende una prospettiva. E l'unica prospettiva che oggi si aspettano le aziende è quella della crescita economica. Da un lato accesso al credito, richiesta di un massiccio piano di investimenti, perché in epoche recessive un grande piano di investimenti pubblici è ciò che fa ripartire l'economia, perché se ne porta dietro solitamente altrettanti di privati. Semplificazione e sburocratizzazione. Io credo siano queste le tre leve sulle quali poter far ripartire l'economia di una regione che solitamente le tragedie le sa affrontare a testa alta e mediamente anche ne sa uscire prima degli altri. Ci sarà da lavorare sodo, da lavorare duro, però io credo che possiamo mettere in campo tutti gli strumenti insieme per arrivare peraltro a fine settembre, come mia intenzione, a sottoscrivere un patto per il lavoro e per il clima che provi a fare quello che così bene il patto per il lavoro e per la legalità fece nei 5 anni precedenti, e CNA da questo punto di vista ha sempre dato un contributo importante, molto importante. C'è un tentativo di ritorno alla normalità via via su quelle che erano situazioni un po' più complicate e problematiche, e sentendo ovviamente gli esperti della sanità regionale stiamo tornando progressivamente alla normalità. Adesso la prossima frontiera saranno gli sport di squadra, quelli di contatto, e stiamo già lavorando anche su questo. Ho fiducia che nelle prossime settimane, nel percorso che dobbiamo mettere in campo, noi davvero andare a fine settembre, non oltre, dobbiamo firmare il nuovo patto, perché il tempo vola e la velocità non è più una variabile indipendente dalla capacità di dare risposte ai cittadini. Bisogna azzeccarle, ma devono essere veloci, eh? Però voglio avere fiducia che ancora una volta noi proveremo insieme a farcela. Grazie.